Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi penso proprio che ci divertiremo un bel po' sulla neve. Come potete vedere, oggi sono in ottima compagnia perché sono qui a Courmayeur e sono venuto con la nuova Macan 2019. Questo è il 2000 turbo benzina e sì, arriverà una recensione anche di questa. Sono qui con Quaid per partecipare al Porsche She Club. Come potete vedere ci sono tanti Porscheisti, questa Turbo S gialla è stupenda. Evviva chi compra macchine così con colori scargianti. Anche quella Carrera GTS Puffo non è male. Oggi siamo tutti qui perché ci divertiremo in questo pistino sulla neve. Guardate qui anche il Cayenne S Transiberiano, un'edizione limitata che a me è sempre piaciuta. Guardate anche tutti i particolari arancioni dentro. È proprio cafonissima, con anche i fari sul tetto. Stupenda, non ho mai visto una dal vivo. Bello, bello anche l'accostamento cromatico di questa Carrera. Molto insidioso, guardate quanto ghiaccio che c'è lì. Comunque questo qui è un mito, è sulla neve con un GT3 e dentro c'è il figlio piccolo sul seggiolino. Una volta che i privati avranno finito di girare con le proprie macchine facendo giri cronometrati, entrerò io e farò un po' di traversi con la Carrera GTS. Fatica, eh. Eccola qui, questa qui è la Carrera 4 GTS che utilizzerò a breve per fare un po' di traversi qui nel pistino innevato. Oggi non sarò al volante con la 992, infatti questa GTS è una 991, il che significa che è già un modello vecchio. Però io direi che sarebbe una cosa piuttosto da maleducati rinunciare all'invito di venire sulla neve a fare qualche traverso. Io penso proprio che anche con questa Carrera ci divertiremo non poco. Beh ragazzi, io direi niente male adesso fare un po' di traversi sulla neve con questa Carrera GTS. Io pensavo che l'istruttore veniva con me, invece mi ha detto: tieni, prendi le chiavi, vai in pista. Va bene. Quindi abbiamo 450 cavalli da scaricare con la trazione integrale, perché questa è una Carrera 4 GTS. Nelle ultime settimane ne ho fatti di corsi su neve, quindi vediamo un po' come si comporta la Carrera GTS. Io penso che la Carrera GTS sia l'ottimo compromesso se si vuole una 911 performante ma senza i, tra virgolette, difetti dei modelli più spinti come GT3, GT3 RS, che non sono proprio modelli che si riescono a utilizzare tutti i giorni. Mentre la Carrera GTS è assai performante, si avvicina alla GT3 come sensazioni, prestazioni, solo che qui ce n'è 10. Solo che si ha tutti i pregi della 911, cioè quello della sportiva che non dà troppo nell'occhio e che si riesce a sfruttare tutti i giorni senza troppi problemi. C'è tanto ghiaccio che rende la cosa un po' insidiosa. C'è così tanto ghiaccio che allarga tantissimo la traiettoria. Thank you.
Ah, non mi sono girato. Il trucco in realtà sta nel non esagerare con il gas, se no rischi davvero di girarti. In questo momento c'è tanto di quel ghiaccio che basta dare un colpetto per far sbandare la macchina. Molto insidiosa come pista, perché tutte le curve praticamente sono senza neve, c'è solo ghiaccio. E poi becchi alcuni punti della pista in cui c'è tanta neve che senti che la macchina sta quasi per bloccarsi lì. Non è facile, mi hanno lasciato la pista con così tanto di quel ghiaccio che... Guardate come scivola, guarda! Comunque, ultimamente di macchine su neve ne ho guidate, ma guidare una Porsche in queste condizioni... mi mancava! Io sono più per una 911 a trazione posteriore, ma devo ammettere che in queste condizioni con la trazione integrale ci si diverte. No, molto meglio. Con la neve c'è qualche briciolo di grip qui sul ghiaccio. Non c'è. Comunque devo dire che questa trazione integrale con gomme invernali è una macchina che offre tanta aderenza. Adesso proviamo a fare da fermi un launch control, vediamo com'è l'accelerazione in queste condizioni, ovviamente con tutti i controlli spenti. Troppo vicino quel muro di neve. Beh ragazzi, dopo aver seguito tutte le tappe nazionali di Porsche Carrera Capitale insieme a Quaid, sono molto contento di aver partecipato anche al Porsche Sci Club, perché devo dire che è stato un vero spasso giocare sulla neve con la Carrera 4 GTS. E devo dirlo, tutti i proprietari di 911, sia a trazione integrale che a trazione posteriore, come avete visto, devono portare la propria Porsche sulla neve, perché è assolutamente uno spasso, special modo quelle con trazione integrale e ovviamente gomme da neve. Ho trovato la Carrera GTS estremamente facile da maneggiare in quelle condizioni e soprattutto estremamente divertente. Io ringrazio sia Quaid che Porsche Italia per avermi permesso di passare una giornata all'insegna della velocità e del divertimento. E che dire, ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!